Questa legge di stabilità non determina quello shock dell'economia che invece sarebbe necessario, ma si colloca nella continuità con gli anni precedenti che, come abbiamo visto, hanno determinato sempre più recessioni. La vera questione importante è ridurre le tasse perché le persone non ce la fanno più a reggere. Piazza Montecitorio stamattina è il centro della protesta dei sindacati contro la legge di stabilità, ma manifestazioni si sono tenute un po' in tutta Italia, da Bari a Torino, dalla Sicilia alla Sardegna. Meno tasse e più lavoro è lo slogan che riassume la piattaforma delle richieste. Riaprire la contrattazione per i dipendenti pubblici bloccata da 6 anni, finanziamenti per la cassa integrazione, rivalutazione delle pensioni, nuovi interventi per gli esodati, nuove politiche industriali che creino lavoro. E la più urgente di queste richieste è una norma da inserire nella legge di stabilità, appunto, che riduca il cuneo fiscale su stipendi e pensioni utilizzando le risorse raccolte attraverso la lotta all'evasione fiscale e la spending review. Proposta che Letta ha già accolto, anche se fa storcere il naso al ministro dell'economia Saccomanni, che quei soldi preferirebbe destinarli a una misura che ritiene più urgente e su cui l'Europa ci chiederà conto molto presto, tra meno di 2 mesi, cioè la riduzione del debito pubblico. Sul tema oggi il vice ministro dell'economia Fassina ha ricevuto i sindacati insieme a Confindustria e ha fatto sapere che il governo sta lavorando su cuneo fiscale e misure per l'occupazione. Raffaele Bonanni, leader della CISL, dice che l'incontro è andato benino. I lavori della Commissione Bilancio della Camera, che sta esaminando la legge di stabilità, sono andati avanti fino a tarda notte. Il presidente Boccia ha detto che questo pomeriggio verranno presentati tutti insieme gli emendamenti del governo, tra cui appunto quello sul cuneo fiscale che accoglie le richieste dei sindacati. Ma tra i vari emendamenti che vengono aggiunti in queste ore, ce n'è uno destinato a generare sicuramente discussioni e polemiche. L'introduzione cioè della cosiddetta Web Tax o Google Tax. I giganti della rete che operano in Italia sarebbero obbligati ad aprire una partita IVA italiana e quindi a pagare le tasse anche da noi. Intento lodevole ovviamente, ma quasi sicuramente destinato ad essere contestato dall'Unione Europea, che sta lavorando da tempo in questa direzione, su un cammino però molto difficile dal punto di vista della legislazione. Scelta Civica già commenta: è solo demagogia, l'Unione boccerà la norma e poi toccherà trovare un'altra copertura per tappare il buco di bilancio. Ed è di poco fa l'annuncio di un'altra novità, una norma anti-evasione proposta dal PD per le transazioni che riguardano gli atleti professionisti, dunque soprattutto i calciatori.